In Elden Ring spesso ci si può sentire frustrati, questo per via della difficoltà intrinseca del titolo. Tuttavia non bisogna scoraggiarsi. Qui, ad esempio, ero in uno dei miei primi approcci con questo tipo di boss, la sentinella dell'albero, e nonostante i pochi tentativi già avevo dei buoni tempismi di schivata e di attacco. Ma la difficoltà, come dicevo, è innegabile e basta un cast sbagliato e inevitabilmente si muore. L'importante in Elden Ring è non demoralizzarsi, cercare sempre una soluzione, come ad esempio questa hit gratuita alla sentinella dell'albero. Un consiglio che posso darvi per chi è alle prime armi con questa sentinella è quello innanzitutto di evitare lo scontro. Questo scontro infatti non è solo un qualcosa di difficile, ma è letteralmente un tutorial all'inizio del gioco, ma un tutorial estremamente complicato. Infatti servono delle tempistiche di schivata e di cast non da principianti, come questa ad esempio. Bisogna trovare delle finestre adatte per poterlo colpire e finestre per poter sfuggire, come in questo caso. Il consiglio pertanto è quello, se potete, di tornare più tardi, quando avrete più familiarità col sistema di combattimento, in quanto non solo dovete effettuare delle tempistiche perfette, ma dovete anche memorizzare il moveset, in quanto alcune delle mosse che qui io sto schivando semplicemente mi avrebbero shottato. Tuttavia, se siete fra i più audaci e volete affrontare la sentinella, ecco per voi qualche piccolo consiglio. Innanzitutto, come potete vedere, io mi tengo sempre alla sinistra dello schermo, in quanto la sentinella tiene un'ascia con l'arma destra e se io mi ponessi dall'altro lato semplicemente verrei colpito con maggiore possibilità. Come vedete bisogna avere un tempo di cast estremamente efficace in finestre molto precise, altrimenti, come avete visto, ci bloccherà l'attacco restituendoci un incantesimo rimbalzato. Queste mosse qua che fa sono assolutamente letali alle prime armi, dunque bisogna sempre tenere una distanza. In questo modo, come potete vedere, non solo eviterò l'attacco, ma effettuerò anche un cast, in quanto effettuerò un danno alquanto significativo. Quindi, ricapitolando, tenetevi sempre alla sinistra del boss e cercate di memorizzare i moveset. Questa boss fight è estremamente leggibile. Come potete vedere, ogni attacco che lui effettua è estremamente preciso. Con questo bisogna rotolare al centro del colpo, con quest'altro bisogna semplicemente allontanarsi. In questo modo potrete trovare tempi di cast abbastanza efficaci. Tuttavia, se non siete degli stregoni e siete ad esempio dei guerrieri e dunque preferite le armi melee, semplicemente basterà affrontare la sentinella o quando avrete sbloccato anche voi il destriero in uno scontro decisamente più agevole, o altrimenti effettuando le stesse schivate che io sto facendo qui in questo istante, o semplicemente al posto di un cast provate con un affondo o comunque con armi della lunga gittata. Se avete un arco, ad esempio, sarà per voi leggermente più difficile, in quanto tirare una freccia spesso è cosa assai più lenta di castare un incantesimo. Tuttavia, basterà schivare esattamente allo stesso modo e trovare finestre molto precise, come questa ad esempio. Tuttavia, la boss fight può sembrare molto molto difficile, non è così in realtà. Come vi dicevo, la leggibilità del moveset è estremamente importante. Io so quali attacchi posso schivare, so come li devo schivare. Esattamente così, come vi dicevo prima. Dunque, tenetevi alla sinistra del boss e vedrete che con i consigli che vi ho appena dato non avrete difficoltà a sconfiggerlo. Un saluto e grazie a tutti.